Incidente autonomo senza feriti nel tardo pomeriggio di oggi lungo la superstrada Fano-Grosseto all'altezza di Bellocchi di Fano. Tanto spavento, molti danni e un'auto semidistrutta per una ventenne di Cartoceto che, poco dopo le 17, ha urtato violentemente il guardrail sul margine destro della carreggiata mentre procedeva in direzione Monte e dopo un test a coda si è arrestata al centro della carreggiata. Alla base dell'incidente lo scoppio dello pneumatico anteriore destro della sua Lancia Y che le ha fatto perdere il controllo del mezzo che come impazzito è rimbalzato prima a destra e poi a sinistra, fortunatamente però senza coinvolgere altri veicoli. Anzi, le auto e la motrice di un tir si sono fermati per prestare soccorso alla giovane che in evidente stato di shock per la disavventura è uscita illesa dalla vettura con gli airbag esplosi ed il radiatore che ha sversato sull'asfalto tutto il suo liquido. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari, ma a causa di alcuni chilometri di code formatisi subito dopo l'incidente, la polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi con una pattuglia da Cagli, è stata costretta a deviare il flusso del traffico in direzione Roma all'altezza dello svincolo di Bellocchi, in attesa che il carro attrezzi rimuovesse il mezzo incidentato al centro della strada.